Buonasera a tutti. Siamo su noto.com, è una puntata di At the Pool Bar, è una puntata insomma molto importante della nostra trasmissione che si occupa di nuoto. È un bar virtuale di una piscina dove si chiacchiera con tecnici, con atleti, fra così gente del mondo del nuoto a cui piace parlare di nuoto e di tutto ciò che c'è vicino. Abbiamo quattro ospiti importanti e chiamo subito come mio compagno di avventure Marco Menchinelli. Marco, aspetta, c'è l'audio. Sì, buonasera a tutti, scusate. Buonasera. Ciao Marco, insomma stavo dicendo Marco, è una puntata sempre più interessante, sono e oggi insomma abbiamo personaggi veramente così. Io partirei subito nel presentarli, abbiamo due campioni, medaglie olimpiche, medaglie mondiali, abbiamo con noi insomma il piacere di avere Thomas Ceccon. Ciao, buonasera. Buonasera, Thomas, buonasera a tutti. Benvenuto. E Federico Budisto. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Federico, ciao. Allora, sarebbero stati chiamati e speriamo arrivino in fretta anche i loro tecnici. Noi aspettiamo anche Alberto Burlina e Simone Palombi. Intanto che non abbiamo i tecnici, Marco, parliamo con i ragazzi, anzi può essere che senza i tecnici riusciamo a così a capire di più. Prego Marco. Allora, insomma, da chi vogliamo cominciare? Ma penso insomma, no, tra l'altro ci sono Federico, va bene. Ho detto come a scuola. Ok, già lui è volontario. Molto bene. Allora Federico, una domanda. Come riesci a conciliare la tua situazione anche di atleta che spesso sta all'estero? Ti crea problemi? Riesci ad essere tranquillo, a svolgere bene ciò che hai programmato? Come stai gestendo questa situazione? Se ti crea serenità o difficoltà? Marco, scusami, ti interrompo giusto per così chiarire, magari non tutti sanno che Federico in realtà buona parte dell'anno studia all'estero, giusto, negli Stati Uniti, quindi insomma, no. Insomma la situazione che chiedeva Marco è una situazione così interessante ma che ha inevitabilmente delle problematiche. Prego. Ok, allora io sono un ragazzo abbastanza ottimista di mio, quindi appunto non mi sentirete mai lamentarmi nelle interviste, ok? Però devo dire che ultimamente questo fatto di conciliare appunto l'America, quindi anche parte accademica e parte natatoria, è abbastanza difficile, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui sto praticamente finendo gli studi. E diciamo che stiamo lavorando anche molto con Simone per coordinarci anche quando sono là, però appunto... per esempio adesso che sono qui e sto facendo lezione, sto pure lavorando, ho 4 volte a settimana lezione dall'1 di notte alle 4 di notte, il che va bene per 1 o 2 settimane, poi però quando diventa 3-4 mesi diventa anche un po' abbastanza tosto, ecco. Quindi anche nella settimana degli assoluti stavo facendo così, facevo così, e per fortuna per i prossimi impegni sarò libero da impegni scolastici, quindi sarò un pochino più tranquillo, ecco. E un'altra sempre Burlina, ciao, e se attivi l'audio Alberto, benvenuto. Eccomi. Già ride, il tuo allievo già ride, vedi? No. Allora, innanzitutto Simone Palombi paga da bere a tutti. Questo è poco, cioè, è l'ultimo. Sembri più un dottore con i pazienti collegati, però adesso vediamo di affrontare la situazione. E un'ultima cosa a Federico, seguendo su quell'argomento, ma per questa stagione hai fatto una programmazione in quest'ultima parte puntando più a una gara piuttosto che all'altra? Puoi dirci qualche cosa? Beh, allora sì, diciamo che essendo tornato dall'America più o meno 1.5 mesi fa, ho avuto più o meno 20 giorni di preparazione per i campionati italiani assoluti,
il che avevo già deciso appunto in primis di non preparare quelli. Comunque ci sono andato abbastanza carico, anche perché non potevo scaricare non avendo mai caricato prima, quindi sono andato là con, diciamo, 20 giorni di allenamento alle spalle. E poi vabbè, per un motivo o per l'altro gli europei di quest'anno sono rimasti il focus, diciamo anche per esigenze esterne rispetto alla mia opinione, ecco. Quindi okay, andate così. Luca, vai tu su Thomas oppure proseguo? Sì, sì, assolutamente. Thomas, invece, insomma, tu da un po' di anni sei trasferito a Verona, hai avuto, insomma, una carriera fin da giovane, subito con ottimi risultati, 16 anni, a 16 anni sei andato in nazionale maggiore, adesso ti ritrovi 21enne con, insomma, un bel po' di medaglie, già 2 medaglie olimpiche, 4 medaglie mondiali, un po' di un titolo europeo, quindi già un palmarès importante. E raccontaci un attimo questa tua esplosione e questa tua vita nella nazionale assoluta, che ormai, insomma, sono 5 anni, cioè 21 anni, ma sei già quasi un veterano. Prima che Thomas risponda, pure Federico ha vinto 2 medaglie alle Olimpiadi, tanto per assolutamente sì, un panorama. Tra l'altro una in comune, eccola, eccola, bellissima questa foto. Oh, sì. Lui è, insomma, come il libro a pallavolo, ha un altro abbigliamento, quindi sì, che sono più basso. Però insomma, ecco, tra l'altro la bellissima medaglia per due insieme, quindi insomma, dimmi un po', Thomas, com'è questa tua... Allora, io fin da ragazzino, appunto, anche già le prime gare che magari facevo in casa, tra virgolette, cioè magari in Veneto, vedevo che ero già un pochino più forte magari rispetto agli altri. Quindi già lì ho capito un attimo che non ero una persona, tra virgolette, normale, ok? Quindi poi... Ho continuato la mia strada a Creazzo, cioè mi sono praticamente sempre allenato a Creazzo con l'Alio Sport, con appunto con Alberto, e ho fatto il mio primo campionato italiano a Rovereto 2014, mi sa, dove c'era anche appunto Federico, e ci siamo praticamente conosciuti lì, e da lì ho vinto anche il mio primo titolo italiano, quindi da lì, diciamo, è partita un attimo quella scintilla del cos'è? Dentro il tuo esordienti A? Da esordienti A, sì, esordienti... Io sono andato anche il primo anno, però vabbè, il primo anno era già a 1, poi a 2 che ho vinto qualche titolo e qualche medaglia, appunto. Quindi da lì, diciamo, è iniziata un po' tutta la mia strada verso questa vita, ovviamente. Poi 3 anni fa mi sono trasferito a Verona, abbiamo fatto una scelta con Alberto, con la mia famiglia e con tutti quanti, di appunto trasferirci, perché c'era la Vasca Lunga, era comunque un impianto, c'era un centro federale comunque, quindi c'era tutto quello che avevo bisogno molto vicino, perché poi ho preso l'appartamento qua vicino, tuttora sono qua vicino, a 5 minuti dalla piscina, quindi abbiamo fatto questa scelta e secondo me è stata quel level up in più che mi serviva per raggiungere certi obiettivi che ho raggiunto appunto l'anno scorso, che l'obiettivo era l'Olimpiade, andare a Verona per preparare l'Olimpiade, quindi è andato bene alla fine, perché insomma i risultati li abbiamo visti. Allora, volevo fare una cosa su Alberto che poi diciamo tangenzialmente riguarda Thomas, ma anche Federico, perché comunque hanno fatto un percorso di un certo tipo. Alberto Burlina è un allenatore, insomma, che conosco da tanti anni, e forse nel 2007 mi disse: sai, c'ho un bambino in piscina da me che è un fenomeno. Bravino. Non mi ha spiegato su quale aspetto. Bravino. Fenomeno. Hai detto altro. Fenomeno in altro senso. In quale senso? Però, insomma, mi facessi presente questa situazione, perché insomma, dice, non mi è mai capitato di vedere un ragazzo così portato. Diciamo, 2009, allora, 2009. Ti chiedo questo: che cosa è servito
in questi anni a Thomas per diventare quello che è in questo momento? E che cosa pensi potrebbe servire? Scusate, c'è Simone Palombi, il quale abbiamo detto che pagherà il caffè. Benvenuto Simone. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Buonasera, insomma, noi abbiamo iniziato, abbiamo già chiesto comodo, un po' di cose a Federico. Sì, sì. Quindi dicevo, che cos'è che hai dovuto curare molto nella sua crescita e che cosa pensi serva per continuare su questo aspetto? Non parlo solo di tecnica, di metodologia, di psicologia, parlo di tutto, cioè quello che è secondo te l'aspetto dove hai inciso fino adesso e dove potresti incidere. Fortunatamente prima di Thomas avevo già fatto alcune esperienze anche di discreto livello, anche in nazionale maggiore, e avevo una serie di esperienze e soprattutto una vagonata di errori, di situazioni che come tutti noi allenatori giovani allora, e si provava, si tentava e si sbagliava, e quindi si è fatto tesoro di tutto ciò che non bisognava fare e che probabilmente sarebbe stato opportuno invece fare. Con il talento che ha fatto vedere subito Thomas, come ti dicevo, da subito insomma si è dimostrato, questa fame, questa voglia di andare in acqua, di mettersi alla prova, di provare cose nuove, e insieme ad Anna, che poi insomma è anche la mia compagna che l'ha seguito agli esordienti, abbiamo provato, e comunque nel contesto di tutta la squadra degli esordienti, abbiamo provato appunto a far tesoro di tutte le cose che avevamo visto, che ho avuto l'opportunità di vedere anche con all'estero, con altri allenatori, con altre situazioni, e con un ragazzo così abbiamo messo in opera una serie di esperienze che io le chiamo appunto esperienze orizzontali, molto molto da tutti gli stili, dalle subacquee, partenze, e ovviamente facilitati dal fatto che lui si mangia tutto dai video, dalla passione per il nuoto, per gli altri atleti, e quindi abbiamo fatto altro che mettere sul piatto tutte le conoscenze che avevamo, e anche che siamo stati costretti, e io personalmente anche ad aggiornarmi sempre di più, perché si capiva che il ragazzo meritava e aveva appunto una fame di questo livello, insomma. Adesso bisogna alimentarlo ancora. È un continuo alimentare questo talento, questa voglia di emergere. È molto appassionato anche di qualità, sebbene non sembri, però ci tiene molto ai dettaglio, ci tiene non molto. Non potrebbe essere altrimenti. Sì, esatto, non può essere altrimenti. Non si arriva a certi livelli solo col talento. Ecco, sì. Una parte che dove deve lavorare, e poi interrompo e saluto Simone, arriva quando vuoi, fai pure con comodo. Continua, ti prego, perché sono... No, una parte è sempre dove... così, non vi preoccupate, è sempre così. Una parte dove deve mettersi ancora, è migliorato tantissimo, ha raggiunto quello che ha raggiunto proprio perché ha capito come si lavora e quanto si deve lavorare, è proprio nell'applicazione, nell'attitudine al lavoro duro, perché appunto tutti i talenti, in particolare Thomas, preferirebbero, come dire, usarlo fino in fondo e trovare la via più comoda per raggiungere gli obiettivi, però ultimamente insomma ha messo la testa a posto e sembrerebbe ben focalizzato anche sulla mole di lavoro. Senti, ci torniamo volentieri. Thomas, adesso volevo fare una domanda a Simone, e visto che anche questa trasmissione si chiama Athlete Pool Bar, quindi sono due chiacchiere
tra un po' appassionati di nuoto e gente del settore come voi, e si chiama anche pillola di metodologia. Allora vorrei entrare un pochino un po' nel così in questo aspetto. Federico, diciamo che è un generoso in gara, cioè non penso che non ci sia una volta che non abbia dato il 110% di quello che ha in quel momento in una gara, e mi piace dirlo, sì, appunto quello stavo dicendo, insomma, e lo confermi. E come si allena Federico? Che cosa dal punto di vista tecnico, quali sono le serie che gli piacciono di più, quelle che sono più portato, quelle che soffre di più, proprio un pochino più dal punto di vista, conosce Federico dal punto di vista tecnico? Allora, sicuramente non ci sono delle serie che Federico predilige più rispetto ad altre. Diciamo che Federico ha due modalità ben distinte, cioè io mi piace dire che ha modalità on e off, cioè o è spento, e quando è spento sicuramente la cosa principale è quella di cercare di, un po' voglio usare un termine che ha usato Alberto, quello di alimentare la sua voglia e cercare di ristimolarlo, e poi quando invece è in situazione on, come devo dire in questo momento ben preciso della stagione, credo che la cosa più importante, gli piace fare tutto, lavorare forte, lavorare sodo, fatico sicuramente nelle giornate di recupero, che comunque sono importanti, soprattutto in un piano di lavoro così intenso come possono fare, non so, Thomas o Federico, cioè tutti quegli atleti di altissimo livello, perché deve essere sempre stimolato anche nel singolo allenamento, e soprattutto gli piace molto l'intensità, cioè gli piace lavorare. Per lui nuotare, magari da andature blande, che comunque servono sicuramente per recuperare tra allenamenti più intensi o comunque anche per il consolidamento della tecnica, probabilmente in queste situazioni sono le situazioni in cui lui si annoia un po' di più e quindi è meno stimolato dal punto di vista proprio di lavorare in un certo modo. Questo prima, quando era più giovane, era molto più marcato, adesso questo aspetto è tuttora presente, ma sicuramente in minor modo. Credo che come Thomas, anche lui, come giusto che sia, perché ognuno ha il suo orologio biologico e comunque deve fare i passaggi necessari per maturare. Quindi le esperienze che stanno facendo e che sta facendo Federico sono esperienze importanti, e sicuramente oggi è un ragazzo diverso rispetto a quello che era anche un anno fa, anche quello che era prima di Tokyo. Anche perché lui è passato da un bronzo europeo a Glasgow 2018, passatemi il termine, che non vuole essere sminuito, a sorpresa, è entrato in finale. Allora guarda Luca, a sorpresa devo dire fino a un certo punto, perché mi ricordo quel giorno come se... positiva voleva essere, non... Sì. Nel senso, noi in questo momento, forse la cosa che ha caratterizzato questi anni di condivisione del nostro lavoro era quello anche di vedere molto qual è la reale situazione cronometrica nelle sue gare nel mondo, e anche cercare di fare uno studio per quanto riguarda magari qual era il range, il target del tempo da fare rispetto anche alle edizioni precedenti. E sinceramente mi ricordo nel 2018 abbiamo fatto alcune delle rinunce proprio per arrivare preparati al campionato europeo assoluto, anche se allora... Quindi era già un obiettivo, una medaglia... Era già un obiettivo forte, perché pensavamo di nuotare sotto un 56 e avevamo visto nelle edizioni precedenti, cercando di fare anche, non dico un calcolo statistico, uno studio statistico, però avevamo visto anche l'ultimo mondiale e avevamo detto che comunque la medaglia si poteva prendere da 1,55,5 a 1,56. Quindi non mi nascondo nel dire che noi siamo andati a quell'appuntamento cercando di prendere il massimo. Poi ci sono stati degli eventi che sono stati degli eventi emozionanti e bellissimi, perché comunque lui non fece una semifinale brillante, come gli accadeva in passato nei turni intermedi delle grandi competizioni. Poi per la rinuncia di James Guy, Federico è entrato in finale, ancora mi ricordo la scena, perché io praticamente... una volta visto che era nono, feci il check-in per tornare a casa.
e poi lui mi ha avvisato, uscì fuori dalla piscina, eravamo a Glasgow, quindi insomma temperatura abbastanza normale, uscì in costume scalzo dicendomi, dandomi la notizia che era entrato in finale per la rinuncia di James Guy, e quindi io dopo 5 minuti ho fatto un nuovo bigliettario per poter vedere la finale. Mi sembra E lì giusto. chiaramente scarico anche dal punto di vista di, non so, Responsabilità. di responsabilità, diciamo che questo accade in lui. Una volta che si è in finale, credo che lui è un atleta che veramente Fare può qualsiasi fare cosa. di tutto. E quindi a Se... me piace esaltare questa sua caratteristica. Federico, una cosa. Prima il tuo coach ha detto in alcune situazioni magari lui si annoia. O perlomeno non è quello che lo fa emozionare durante l'allenamento, ma è vero, è proprio così. Ci sono degli aspetti che proprio non digerisci durante l'allenamento, comunque fai fatica. Sì, diciamo che appunto come ha detto Simo, una volta era più accentuato questo mio difetto, se vogliamo chiamarlo così. Sto mettendo la testa a posto anche io ultimamente, però sì, lavori i giorni in cui ci sono recuper c'è cioè recupero, a me proprio mi annoiano a morte, cioè proprio non so che cosa fare, cerco sempre la sfida con qualche mio compagno di fianco che si E quindi il vogliono. recupero non si fa praticamente, perché Sì, poi chiarissimo, meglio tenerlo 3 giorni a casa, dopo insomma. l'allenamento. Rimanete. Hai Senti, capito? una domanda a Thomas invece. Allora, indirettamente anche ad Alberto. Thomas, insomma, è innegabile che tu sei eclettico, tant'è che sono tante le gare che frequenti, sono tante le gare in cui hai preso soddisfazioni. Qual è la gara che senti più tua, quella che ti piace di più e quella che magari ti rendi conto che se anche non è quella che ti piace di più, quella che potresti veramente far qualcosa di ancora più importante oltre quello che hai già fatto? Beh, la mia di sicuro, cioè penso sia il 100 dorso, ok? Che ho imparato a conoscere Che ti piace relativamente, proprio? che riesco a fare anche meglio, cioè riesco, la conosco bene, so come farla anche magari quando non sono al 100% della forma. Come magari adesso nei 100 stile faccio ancora un po' fatica, e magari in qualche fase di carico, comunque non quando sono al massimo, faccio ancora un po' fatica a gestirla, soprattutto al ritorno. Invece a dorso riesco a capire se passare un po' più piano, passare un po' più forte, tutto quello che c'è. Quindi per adesso il 100 dorso mi piace di più e riesco a farla anche meglio. Per la gara, poiché secondo me ho più margine o comunque potrei fare qualcosa di importante, potrebbe essere 200 misti, soltanto che me lo dicono tutti quanti e io continuo a ripeterlo finché me lo viene detto: guarda, devi fare due misti, sei forte, delfino dorso, stile, ti manca solo uno stile, ti manca solo la rana. Più me lo dici e magari io meno ho voglia di farlo, perché credo che deve venire da me il fatto La devi di sentire volerli, tua, so è chiaro. sì, di volerli allenare prima di tutto e poi di volerli riportare in gara. Quest'anno li ho riportati in corta, infatti sono arrivato secondo agli europei, allenandomi praticamente un mese neanche nei misti. Quindi diciamo che in lunga è un'altra storia, di sicuro. Quindi serve magari un po' più Altro allenamento. sport. Sì, serve un po' più allenamento, un po' più dedizione magari sui due, così. Quindi quello quando non è che mi verrà voglia, però quando mi sentirò pronto li riporterò. Alberto, corrisponde, ma sei tu quello che Infatti, bravo dice, Thomas, Marco. devi fare due misti, mi raccomando, sei tu. No, è il contrario. Proprio per questo motivo io vado lì e dico oggi non facciamo nulla, e allora lì è la volta che si allena. Quando invece oggi lavoriamo, e invece lì magari è il giorno in cui ti può Si chiama capitare di. psicologia inversa, Alberto. E quindi è un po' come Sandra e Raimondo questa cosa. Cioè... No, comunque è così. Ha detto, è sempre stato così fin da Però tu bambino. da tecnico che cosa valuti adesso, No, sinceramente? la tappa ha detto bene. Noi ci volevamo tentare anche già quest'anno, e anche quest'anno, devo essere sincero, pensavamo proprio alla doppia distanza anche del dorso, perché
credo che sia proprio la sua naturale, lui lo è portato proprio per le quattro vasche di lunga, secondo anche quello che era stato il suo passato e l'attitudine forse più metabolica che mentale, purtroppo. Però i due misti erano stati messi in cantiere per Kazan, mi pare, sì, e anche per Abu Dhabi fondamentalmente, cioè gli europei e i mondiali di corta, ed effettivamente ha fatto anche il suo migliore, 1,52, insomma, anche fatto anche bene, devo essere sincero, e quello doveva essere un po' il preludio alla seconda parte di stagione post ISL e i due campionati di corta. E lì un po' si è intoppato un po' tutto il percorso per motivi un po' anche di salute, ma insomma non proprio quello, ma insomma abbiamo fatto un po' fatica a rimettere in gioco, come ha detto Thomas, ci voleva anche un'attitudine sua personale, mentale, che probabilmente si è staccata nel momento in cui dovevamo fare l'accelerazione e cambiare un attimo passo sulla doppia distanza. Ha detto bene Thomas, si parla di 200, quindi insomma non è che il due misto, perché sai fare 4 volte 400 discreti o 300 ottimi, è un 100, esatto, è un 100 rana, seppur dignitoso, allora viene fuori il misto. Questo insomma è una cosa che spero che da qualcuno possiamo accettare queste domande, ma magari insomma no, visto che è comunque una situazione fra colleghi e fra persone che stanno sul piano vasca, però diamo dei riferimenti corretti. Il due misto e il quattro misto non è un'abilità delle quattro nuotate, è un'abilità delle quattro nuotate in quella sequenza, con quell'ordine specifico, perché è tutta un'altra situazione, è tutta un'altra gara, è tutto un altro costo energetico, perché comunque lo stile libero dopo 3 da 100 o 3 da 50 in tre nuotate differenti ha un costo diverso da un 4 stile. Quindi facciamoci giustamente attenzione a quello che ha detto Alberto: il 2 misto non si inventa perché sai nuotare 4 stili bene. Per chiudere velocemente, Thomas comincerà a fare il 200 misto, questo per dirla a tutti, la risposta definitiva, quando sarà convinto di avere una rana sufficiente. Perché certo, lui nella sua testa vorrebbe avere tutti e quattro allo stesso livello, ed è stata un po' la chiave di volta che a Kazan... Però, Alberto, mi ritorna il ragionamento di Thomas, che tra l'altro personalmente condivido al 100%, che quello sarà il momento che la sentirà sua. Sì, esattamente. Ma per portare a casa la medaglia a Kazan, un aneddoto molto, molto banale, a un certo punto, e continuava a dire, ma io a rana mi vengono a prendere, a un certo punto ho detto, sì, ma perché devi sempre guardare quello che hai di meno? Guarda i tre stili che hai di più e vedrai che, insomma, gli altri sono come te, non è che hanno tutti... E lì, a un certo punto, cambiando l'altro punto di vista, fondamentalmente... Alberto, la rana poi è venuta anche bene, insomma. Certo. Mi ha fatto venire in mente una cosa, quindi se l'evoluzione, segui bene Thomas, è sulle distanze doppie, sui 200, quindi avremo un 200 delfino Ceccon Burdisso? No, ha detto d'orso. In corta magari. Dobbiamo chiedere a Simone, perché non so se... In corta già si sono sfidati qualche anno fa, in un criteria, mi sembra, o 2 o 3 anni fa. Mm-hmm. Sì, il 200 delfino te lo fai con Federico? In corta sì, dai, lo posso fare ancora. In lunga mi spiace, ma faremo un due stile insieme a breve. Ah, sì. Due stile. Bene. Ragionando un attimino allora su tutti questi discorsi. E abbiamo visto insomma un po' l'aspetto dei ragazzi e dicevamo che ci aspetta una stagione tra l'altro un po' così incasinata, se vogliamo passarmi il termine, da dei mondiali prima levati poi rimessi in mezzo, un europeo in casa che insomma,
per vari motivi probabilmente va onorato. Tra l'altro Federico, quando voi allenatori non c'eravate, l'ha detto, insomma, che era probabilmente diventa quasi un obiettivo stagionale, se ho capito bene, poi insomma, mi correggete se ho sbagliato. Cioè, come mi rivolgo ai tecnici, è una stagione che insomma ha tante tappe, siamo già a fine aprile, quindi come verrà gestita, che ci dite? No, prima Simone, poi Alberto. Allora, guarda Luca, per quanto riguarda il nostro caso, non so se Federico insomma l'ha detto, però comunque penso che ormai si sappia, diciamo che Federico dopo Tokyo, per un po' per recuperare dalle fatiche fisiche e mentali comunque di un anno veramente duro, e soprattutto anche per dedicarsi allo studio, come sapete insomma, diciamo da settembre fino a un mese fa l'attività natatoria non era il focus centrale della sua attività, quindi questo era stato concordato già dopo Tokyo, tant'è che comunque abbiamo rinunciato insieme di comune accordo sia agli europei di vasca corta sia ai mondiali di vasca corta, e la nostra stagione è sicuramente con il focus per gli europei, ma cercando di fare un ottimo campionato del mondo. Anche perché Luca, devo dire che comunque un po' andando a vedere il numero di settimane che mancano, diciamo da quando abbiamo cominciato veramente ad allenarci alla fine della stagione agli europei, un po' si va a ricalcare quello che è stato l'anno scorso, da gennaio a fine luglio. Federico ha avuto il Covid, ci siamo presi il Covid durante un collegiale in altura, è stato fermo quasi 35 giorni. E quindi poi abbiamo fatto comunque una ripresa molto lenta. Devo dire che più o meno, andando a vedere un po' anche come ricadrà adesso il collegiale in altura, dove saremo in partenza questa domenica, un po' si rispecchia quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E l'anno scorso, a ritorno dal collegiale di Cervinia, senza preparare il campione italiano assoluto, Federico, se ricordo bene, comunque fece il record italiano sui 200 delfino 1,54,3, 1,54,2, e quindi andò molto bene. Cioè, penso, e con questo ne ho parlato anche con Federico, che anche se non metteremo un'attenzione massimale per il campione del mondo, ma sono convinto fortemente che possiamo farlo bene, perché le caratteristiche fisiche di Federico ce lo permettono, e già in passato con una preparazione di più o meno, per noi non sono 8 settimane ma sono 12 settimane, perché noi abbiamo cominciato diciamo il nuovo ciclo già 3 settimane prima del campionato italiano assoluto, che abbiamo bypassato completamente perché non potevamo permetterci tra virgolette di perdere ulteriori giorni, anche perché ho dovuto gestire una ripresa a distanza, in cui comunque lui può essere impegnato anche, mi sembra, 5 o 6 giorni alle Filanense di Deploy in America, e in più abbiamo dovuto gestire anche un volo relativo fuso orario da Chicago in Italia. Quindi la nostra decisione è stata quella di fare un inizio di stagione come se fosse veramente una ripresa post vacanze di agosto, no? Quindi noi siamo nel pieno dell'inizio del nostro ciclo, quindi abbiamo due tappe importanti, sarà il mondiale, comunque vogliamo far bene, e poi sicuramente il campionato europeo, essendo più in là nella stagione, quindi abbiamo anche più settimane ancora per poterci affinare, per poter mettere a posto alcune cose, sicuramente sarai... Anche perché, scusa se ti interrompo Simone, in realtà se vediamo le settimane che ci sono fra i mondiali e gli europei, sono più o meno quelle che ci sono state quest'inverno fra gli europei e i mondiali di corta. Sì, come forse qualche giorno in meno, cioè tra questi mondiali di lunga e gli europei di lunga di Roma. Quindi tutto sommato, insomma, è una situazione che avete già dovuto affrontare come tecnici. Abbiamo affrontato anche, per esempio, Luca, l'anno scorso, dove decidemmo di preparare al meglio il campionato europeo, perché credevamo fortemente che un risultato importante a Budapest ci avrebbe dato quella spinta emotiva per poter arrivare veramente in gran spolvero per Tokyo. È stato un rischio. È stato argento. Sì, è stato un rischio, però io credo molto nell'aspetto mentale. Cioè, invece
sono disposto anche a rinunciare a qualche settimana magari di lavoro in più, ma se questo significa veramente poter avere un lancio più deciso per l'appuntamento importante dal punto di vista mentale, io lo preferisco. Budapest secondo me ci ha dato tantissime conferme, oltre al secondo posto a medaglia d'argento, comunque con un'ottima gara. Decidemmo di fare tatticamente delle gare diverse, perché sì, è vero che tu prima avete toccato il discorso, no, della tattica di Frigo di Canto Delfino, a cui comunque io credo ciecamente per tanti motivi, ma penso che siamo solo all'inizio. Cioè quel tipo di tattica di gara con il giusto allenamento e soprattutto con il tempo giusto da dedicargli, che fino adesso comunque le nostre programmazioni sono sempre state un pochino spezzettate, e quindi noi, soprattutto per i primi motivi di studio di Federico, non è che abbiamo mai avuto un bel ciclo di lavoro interno, no? Forse l'unico anno in cui ovviamente abbiamo lavorato bene è stato l'anno scorso per causa Covid, perché Federico chiaramente non è stato negli Stati Uniti, aveva lezioni online e quindi ci siamo potuti dedicare a 360 gradi al nuoto, anche se lì abbiamo dovuto gestire situazioni di allenamento che magari venivano affrontate con 2-3 ore di sonno, perché aveva delle lezioni fino alle 5 di mattina. Sì, sì, no, ci ha raccontato che insomma, c'è una vita non semplice. Sì. Alberto, tu invece, questo periodo mondiale, europei, questa stagione così? Tu adesso, loro vanno in altura, tu invece fai un collegiale? Sì, adesso partiamo domenica e facciamo 2 settimane al mare, alle Canarie, col gruppo di Claudio, velocisti. E... Però non lo dici con entusiasmo, lo dici un po', vuoi venire in montagna? Di la verità. No. Allora, Claudio sarebbe Claudio Rossetto. Claudio Rossetto, se non mi fa parlare, collega, che potrebbe anche... Claudio Rossetto, certo. No, andiamo 15 giorni e volevo, tanto per essere un po' così, un po' più, sono circa a metà strada, abbiamo più o meno la stessa strada, adesso sono 6 settimane ai mondiali e poi ci saranno 7 settimane, siamo proprio a metà, cioè voglio dire in questo senso. No, noi più o meno sì, ormai insomma sono 2 anni che stiamo, è un po' stravolto, no? La ciclicità. Mi stanno mettendo a dura prova. Periodizzazione, no? Sì. Però è anche io. Interessante. Ci piace a me, anche a Thomas, un po' siamo, anche lui, insomma, è sempre cresciuto con l'idea di non come dire, focalizzare per forza solo un appuntamento, e quindi un po' la ISL con queste gare ravvicinate, un po' con la stagione di corta Kazan Abu Dhabi, e un po', infatti, anche essere sincero, noi avevamo programmato un avvicinamento agli assoluti molto diverso fondamentalmente. Noi ci siamo trovati a gennaio che dovevamo fare un collegiale in altura, dovevamo fare un paio di gare, una era a Ginevra, dove poi ha anche fatto anche piuttosto bene, perché stava effettivamente bene, e c'era Fukuoka, c'era tutta una serie di cose per le quali nel giro di 15 giorni ci siamo trovati a non fare nessun collegiale, a non vedere Fukuoka, a perdere un mondiale, poi a ritrovarlo. E quindi insomma non ci facciamo mancare nulla, e la programmazione comunque, l'idea è che, come ha detto prima Thomas in maniera molto molto corretta e intelligente, l'ha dimostrato anche, e tenendoci il cento dorso come situazione, chiamiamola facile, un parolone, no, però per lui insomma, e provando anche col cento stile, anche se purtroppo ha proprio detto una cosa precisa, no? Nel senso che non era agli assoluti, come dicevo prima, era un po' un avvicinamento come un salto nel buio, e siamo arrivati effettivamente che non sapevamo nulla, perché non avevamo fatto nessun test fondamentalmente, San Marino è saltata, e per cui
siamo andati lì e la prima, abbiamo, per, dopo un po' di tempo, abbiamo rimesso dentro i 50 d'orso proprio per fare una garetta, una gara, insomma, ecco, non per sminuire, aprire la strada, insomma, ma per fare una gara di avvicinamento a questi, a questo, a questi 100 d'orso, dove si puntava ovviamente a fare il tempo per i mondiali. Perché, noi non ci, diciamo, era la chiave per il mondiale, insomma. Esattamente, esattamente. Quindi quella che ti poteva consentire di arrivare a Dama nella qualificazione per poi riuscire a riempire il percorso da qui fino al mondiale e all'europeo. Ma comunque io ho notato una cosa, che questo assoluto ha subito un po' per tantissimi atleti questo tipo di situazione, cioè il cambio di programmazione. Ci sono stati, ovviamente, chi si adatta sopravvive e sopravvive bene, perché lo fa nel modo migliore. Ho visto, rispetto ad altre situazioni, che un po' la ISL o tante gare potrebbero aver raschiato un po' il barile di qualche atleta e magari avere avuto difficoltà a ripartire o a rifare di nuovo un percorso con l'obiettivo della qualificazione. Però la stagione ci offre talmente tanti appuntamenti che secondo me ci sarà una forchetta così ampia. Lo vediamo anche adesso con queste tre nazionali che ci saranno, il Mondiale, i Giochi del Mediterraneo, le Universiadi. Significa mandare tanti atleti a fare esperienza, a dargli un'opportunità, a mettersi in gioco un po' più seriamente, perché poi qualificarsi per una gara è un conto, poi andarla a fare è un altro, quindi è tutta un'altra situazione. Io volevo chiedere a Thomas qual è, secondo lui, come ti posso dire, l'aspetto nel quale ti senti ancora un po' indietro, se è un aspetto fisico, mentale, di gestione della gara, non lo so, questo è la stessa cosa, poi la chiederò a Federico. Forse è un po' mentale, soprattutto, appunto, come diceva Alberto, soprattutto magari nella doppia distanza, nei 200, sia soprattutto in gara, perché in allenamento magari riesco ad allenarmi magari come voglio, anche per i due, però in gara faccio ancora un po' fatica, soprattutto nei due misti, perché poi appunto faccio i primi 100, poi arriva la rana e io penso sempre che appunto la rana non ce l'ho e che gli altri mi vengono a prendere e tutto quello che c'è dietro, quindi arrivo a rana e sostanzialmente mi spengo, quindi qui sì, infatti è una cosa che devo migliorare nei 100, già meno, perché appunto li faccio già da più tempo, è comunque metà distanza, quindi è anche un po' più i 100 misti, intendi? No, beh, anche i 100 stile o 100 delfino, qualsiasi 100. I 200, cioè anche mentale, soprattutto io faccio molta fatica su questo. Poi ovviamente anche magari in allenamento, se devo preparare un 200, magari come si deve, un bel 2, bisogna comunque lavorare sicuramente un po' di più rispetto a magari quello che lavoro adesso. Quindi anche sotto quell'aspetto di allenamento mentale, perché fisico ci posso star dietro, però mentale faccio ancora un po' fatica, sia in gara sia appunto in allenamento. Quindi cosa che appunto magari Federico è molto, molto più bravo di me in questo, soprattutto in gara, perché poi lui, facendo una gara come i due delfino, come hai detto anche tu, Luca, mi sembra, non ha penso mai visto, o forse una gara che, vabbè, adesso non la voglio ricordare, quella dei 200 a Buenos Aires, due stile, però lui è molto bravo in questo, infatti ho imparato tanto anche da lui. E tu, Federico, invece, c'è un aspetto che secondo te ti dà ancora degli aspetti di miglioramento? Certamente. Allora, se devo pensare, ce ne sono molti. Semplicemente il fatto che io non mi sono mai allenato per più di 9 mesi di fila, focalizzandosi su un obiettivo, cioè comunque per eventi esterni di cui non potevo controllare, o quantomeno non in modo diretto. La stagione mi è sempre finita prima o iniziata dopo, come appunto quest'anno, e non mi sono, ti faccio un esempio: l'anno prossimo ho intenzione di tornare a marzo per preparare le Olimpiadi,
del 2020 di Parigi, quindi starei praticamente un anno e mezzo qui in Italia, a Roma, ad allenarmi, cosa che non ho mai fatto. Quindi anche lì può essere una cosa positiva, può essere una cosa negativa, non lo so, spazi di miglioramento di sicuro ce ne sono, anche abitudine quotidiana, il fatto che spesso dormo 2-3 ore a notte di sicuro non è la cosa ottimale, lo so, ma non dico che non posso fare altrimenti, ma appunto per una situazione o per l'altra non riesco a trovare un'abitudine corretta in questi però termini. Probabilmente tu sei anche una tipologia caratteriale dove ti nutri anche di questi aspetti di sacrificio, probabilmente, no? Il fatto di dormire poco, di fare tante cose, ti svuota la testa da essere concentrato solo un obiettivo e quindi averne di più, e questo probabilmente in questo momento ti consente anche di raggiungere più di un traguardo. Bisogna capire bene se poi stare un anno e mezzo qui può essere il bene o il brutto, o il male, ma se non lo farai mai, mai lo scoprirai. Ne avevo parlato in interviste precedenti, il fatto che ho qualcos'altro su cui focalizzarmi, qualcos'altro a cui tengo, appunto la parte accademica mi permette di focalizzarmi più sull'obiettivo e non tanto, scusa, più sul raggiungimento dell'obiettivo e non sull'obiettivo, e quindi mi abbassa anche la tensione, mi focalizzo meno sulle cose negative, ecco. E poi secondo me ti fa crescere anche come persona, come individuo, e quindi sapere affrontare le situazioni in modo diverso. Senti una cosa, Federico, Thomas ha detto una cosa secondo me molto bella. Sappiamo che siete amici, raccontava Thomas, addirittura da esordienti ai tempi di Rovereto, e insomma dice che da te apprende una serietà e una determinazione che comunque lui ha. E questa vostra amicizia e questa vostra così conoscenza, invece a te che cosa porta? Cioè come riuscite ad aiutarvi, pur facendo gare diverse, squadre diverse, continenti diversi, però insomma c'è un'amicizia e mi sembra anche un rispetto e una stima enorme fra di voi. Sì, allora io ti dico una cosa abbastanza banale, ma che infine non è banale per me. Quando andiamo a fare gare fuori, meeting internazionali, insomma tutte le gare importanti che abbiamo fatto più o meno siamo andati insieme, e siamo sempre stati anche magari in camera insieme sin dalle nazionali giovanili, e il suo stato d'animo, il suo carattere mi alleggerisce lo stress quasi. Federico, non è banale, hai detto una cosa bellissima, chiaro, anche per esempio semplicemente stando in camera o in camera di chiamata, in prechiamata. Ha un carattere tale che mi fa dimenticare le cose brutte dell'essere lì, come lo stress, la tensione, eccetera, e mi focalizzo più sul momento. Ecco. E tu, Thomas, lo stress lo vivi veramente così o sei solo bravo? Io meno, o comunque in gare internazionali molto importanti, ma anche mondiali così, non ce l'ho mai avuta come è successo all'Olimpiadi. Poi come diceva anche Federico, lui l'ha detto anche a molte interviste, che era molto 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 teso. Anch'io, ed era la prima volta che mi succedeva una cosa così. E pensavo che appunto facendo la prima gara, che di solito è la prima, è quella per rompere il ghiaccio e tutto il resto, poi le altre andavano bene, ma in realtà era sempre peggio, perché poi avevo semifinale e poi anche la finale, quindi era molto molto stressante, soprattutto a livello mentale finivi la gara ed eri più stanco mentalmente che fisicamente, quindi... io sono sempre stato appunto uno molto spensierato in prechiamata o comunque durante le gare, però lì alle Olimpiadi l'ho subita un pochino, però è tutta esperienza che si fa e che servirà appunto per il futuro. Roberto, una cosa, prima Simone ci faceva presente il fatto che insomma Federico alcuni allenamenti li digerisce in un modo e altri in un altro. Thomas ha qualche serie di allenamento che tu sai che quando gliela stai per proporre già non sarà proprio il massimo della giornata, oppure si vallisci sempre e comunque?
Sì. Sì, ma anche lì dipende. Magari tu pensi che quel giorno lì possa, fai l'allenamento che pensi possa piacergli, ma non è che io faccio allenamenti che devono piacere a lui o meno. Non sto dicendo questo, sto dicendo che dico magari oggi non devo svenarmi, non devo inventarmi delle cose pazzesche per farlo nuotare, e invece ti spiazza e viceversa. Però quali sono quelle più a rischio? Sicuramente anche a lui da molto, cioè no, gli scarichi gli piacciono molto, quelli gli piacciono, a differenza di piace molto a differenza di Federico, però no, i lunghi in generale, quello lo dice sempre, insomma, tutta quella parte di nuoto dove si annoia fondamentalmente, tutto ciò che è noioso, ecco, fondamentalmente. Il problema è che invece deve essere... c'è qualcuno che sta facendo un po' di caos il microfono. Che è successo? Invece devi imparare ad annoiarsi fondamentalmente. Io dico, devi allenarti anche a tutto. Però ecco, tutto ciò che è per quello che abbiamo fatto molto leva sui mischi, sul cambio di stili, su altri stimoli, perché lui se dovesse preparare una gara sola o due sarebbe un disastro. Meno male che la natura lo assiste, lui ne può fare tante diverse, quindi insomma non è un problema, penso, in questo momento ancora preparargli gare diverse sia nelle distanze che negli stili. Comunque potete chiedergli la sua serie preferita. Infatti guarda, bravo Marco, la conosce anche Walter Bolognani, la conosce molto bene. Mi chiamò un giorno e stava facendo un riscaldamento e mi chiamo, ma Alberto, ma da quando? Thomas mi ha proposto, mi dice che tutte le volte che fate il riscaldamento pre-gara fate 10 da 50 esercizi a recupero completo, e quella lì ho detto perfetto, è la sua serie preferita. Ma l'ha fatto proprio in diretta con Walter, quindi seriamente. Seriamente, c'è una serie allenante, Thomas, qual è che ti piace? Magari parliamo avvicinamento magari alle gare un po' prima dello scarico, okay, che può essere magari non so i 6 da 50 a 2 minuti ritorno 100, questa magari è per 10 volte, spero per 3 4 3 o 4 no, però è la serie di controllo che Marco conosce bene. Mi piace perché è una fase dove magari non stai né benissimo ma neanche malissimo, quindi comunque riesci a farla in modo dignitoso ed è abbastanza divertente, cioè mi piace farla. Simone, invece c'è una serie che sai che quando la proponi a Federico te la farà in un modo strepitoso? Perché dici, sì, ce n'è più di una, uh-huh, che usiamo anche come serie di controllo. Dicela un po'? Come? Dicela un po', che insomma è interessante. Allora, l'anno scorso... No, è interessante più che altro perché diciamo... è un percorso che stiamo facendo. E Federico ha sempre fatto difficoltà a nuotare delfino in allenamento, soprattutto su distanze lunghe, quindi oltre i 75 metri, ma soprattutto anche ha fatto sempre difficoltà a fare serie con riposi stretti. Quindi diciamo che noi facciamo una serie di allenamento che probabilmente è cominciata anche 4 anni fa. È iniziato all'inizio con n volte 3 da 50 a 40 secondi, passo del 200 in vasca lunga, con 150 sciolto tra le serie, e poi questa serie l'abbiamo sviluppata in modo molto più estensivo,
fino a portare anche a, a far nuotare Federico dopo 3 da 50 ad attaccargli un 150 intero. Questo lo facciamo quest'estate prima di Tokyo. Quindi ridiciamola, 3 da 50 a 40. 3 da 50 a 40, un 150 sciolto e un 150 intero per tutto 4 forte. Volte anche. Tutto forte. Sì, sì. Ma il 150 chiaramente è la parte conclusiva. Mesi addietro erano 3 da 50 sciolte un 100 forte, poi questo si è trasformato in 3 da 50 sciolto un 100 forte, 10 secondi di riposo e un altro 50 per poi portarla a un 150 intero. Vabbè, l'obiettivo quindi... è quello di cercare il più possibile proprio in allenamento di cercare di lui è molto bravo, cioè se non... un giorno potete vederlo fare un allenamento di passo a gara. Effettivamente lo abbiamo allenato tantissimo, soprattutto il passo a gara del 200. Ora dobbiamo trovare il modo però di legare questo passo all'interno dell'allenamento, quindi è molto bravo sui frazionati. Ci dici un po' di tempi di percorrenza in questi lavori? Fa anche 26 e mezzo a 40 secondi in lunga a Delfino. E il 150? Il 150... e l'anno scorso finì con mi sembra uno e era una proiezione, mi ricordo che l'abbiamo fatto, una proiezione di 1,56, 1,55 e mezzo, 1,56 da sotto, quindi andò molto forte. E vabbè, quando fa questi lavori anche per esempio dopo 50 a 40 con dello sciolto in mezzo, poi sui 100 partendo al basso nuota 54 e mezzo. Certo. Quindi riesce comunque in ogni caso probabilmente a non avere un costo elevatissimo, perché altrimenti non riuscirebbe poi a fare 150, nonostante, o perlomeno lo fa. Allora, volta, diciamo che, ripeto, mi piace questa sfida che stiamo facendo, perché stiamo cercando di costruire il 200, in questo momento forse siamo arrivati a 170 metri, ok? L'idea è quella di non stravolgere la sua tattica di gara, ma cercare il più possibile di allungare quel tipo di efficacia nella sua nuotata il più possibile. E penso che si possa arrivare solamente, chiaro, con alcuni accorgimenti dal punto di vista tattico in gara, velocizzarlo, perché adesso lui passa 53 basso e il giorno che nuoterà sotto 51, sui 100, chiaramente quel 53 basso avrà un costo energetico inferiore, quindi l'obiettivo è questo. Ma mi piace pensare di poter costruire la gara in questo modo, cioè in questo momento arriva al 70% della gara, dobbiamo arrivare all'80% finché può cercare di fare tutto il 200 in questo modo. Insomma, io penso che Federico il giorno che riuscirà a chiudere in un certo modo potrà veramente notare un tempo molto molto importante. Vabbè, e questo e ci stiamo provando in questo modo. Sì, sì, ma è chiarissimo, quindi mi sembra anche un percorso corretto, non snaturare quelle che sono le caratteristiche dell'atleta, che spesso magari c'è qualcuno che lo fa. Se l'atleta ha questo tipo di caratteristiche bisogna accompagnarlo su questo percorso, questa è una mia personalissima idea. Quindi però Marco, se posso aggiungere su questo, perché comunque è una storia, quindi secondo me è anche bello raccontarla. È chiaro che in questi anni, io penso, tra me e Federico, come a Thomas dicono quando farei il due misto, a noi ci dicono quando è che passerà Federico più piano, no? E quindi è diventato ormai un must. Il fatto di quei passaggi che io assecondo, è chiaro che però in allenamento devo lavorare affinché quel tipo di passaggio ha un costo energetico chiaramente inferiore, per me ha una componente molto importante dal punto di vista mentale, e quindi io non voglio che lui stia dietro, non voglio che stia tra le onde, ma voglio che stia davanti, e so che in quella situazione lui si esalta. E no, dobbiamo solamente imparare a resistere il più possibile fino alla fine. Assolutamente corretto, è un atleta... È un atleta di emozione e di sentimento, secondo me, Federico. Sì. Quindi quell'aspetto va assolutamente conservato. E tra l'altro chiudo, quando lui nuota a quel tipo di velocità, a quel tipo di andature, tecnicamente è molto molto più efficace di quando si controlla e si tiene. Perché si leva le gambe... Volevo fare a questo punto una domanda ai ragazzi. Ragazzi... Sentite questi discorsi tecnici che chiaramente vi riguardano, li conoscete, li vivete giorno per giorno, però chiaramente sono visioni di
persone esperte che vi seguono, vi vogliono bene, cioè fanno il tifo per voi, stanno con voi. Voi quanto avete consapevolezza adesso, che siete un pochino più grandi, avete 20 anni, 21 anni, e quanto invece subite, nel senso migliore, nell'accezione migliore del subire le decisioni dei vostri allenatori? Cioè, cominciate ad avere consapevolezza di che cosa vogliono dire questi discorsi tecnici? Thomas, cominciamo da te. Poi sì, ma cioè, poi io che sono anche appassionato, magari mi interesso, o magari chiedo anche a molti atleti come si allenano, cosa fanno, e tutto quello che c'è da sapere, magari di qualsiasi atleta forte o comunque amici, ma anche non top atleti, per sapere appunto come si allenano, cosa fanno per magari essere così forti o per avere quella subacquea, per avere quella partenza. Quindi, essendo anche appassionato, io questi discorsi appunto so cosa vuol dire e so di cosa stanno parlando. Quindi per me, e sono anche ovviamente d'accordo sia con la visione magari di Simone su Federico, sia con quella di Alberto sulla mia. Quindi, insomma, è una consapevolezza fondamentale, penso, sì, per ottenere certi risultati. Federico, tu? Sì, stessa cosa. Diciamo che comunque con Simo ci sediamo a tavolino e discutiamo appunto di queste cose, di come sarà la stagione, di quello che dobbiamo fare, come vogliamo allenarci. Credo che appunto sia un po' la base il fatto di capire e comprendere questi discorsi. Ad un certo livello credo tutti riescano a comprendere, ecco. Siamo quasi arrivati, sì, alla fine, anzi il tempo sarebbe già esaurito. Io c'avevo una domanda per Alberto che però prevede una risposta di una ventina di minuti, quindi non so. Beh, vediamo se è veloce. No, non può essere veloce, però facciamo in questo modo. Questo è uno spunto per un'altra puntata. Bravissimo. Quindi lui si deve prendere un impegno che più in là, non so quando, magari con 2-3 tecnici, magari senza atleti, ti farò questa domanda, perché sei tu che spesso me l'hai fatta a me. È meglio 25 da 100 o 100 da 25? A quale mezz'ora? Però ti risponde Thomas. No, era per giocare, ma insomma a volte noi ci siamo soffermati a parlare di alcuni aspetti sul lavoro e quindi... Sulla velocità. Per la velocità. Certo. Era solo per farci due risate, perché come è giusto che sia, lo facciamo sempre, quindi... Certo. Anche senti, parlando seriamente. Io chiuderei un attimino con i ragazzi chiedendogli che cosa farete da grandi e se potete dare un consiglio a dei ragazzi che vi seguono, ci sono dei ragazzi che ci seguono sia in questa trasmissione, sia oggi in diretta, sia probabilmente, visto diventa un podcast poi in seguito, che insomma hanno la passione del nuoto e che vedono in voi comunque insomma dei ragazzi che hanno ottenuto non il successo che non ci piace, ma magari che si sono realizzati. E questa insomma forse è la vera definizione per dei ragazzi che si stanno realizzando in una cosa che gli piace. Così, un messaggio e poi che cosa farete da grandi? Beh, cosa farò da grande posso dire già che non lo so, e non voglio pensarci, però adesso magari ho altre cose in testa, cioè magari la fine carriera sarà tra 10 anni, non lo so, quindi anche di più. Sì, è ancora un po' presto per parlare di queste cose, però per adesso c'è il nuoto, quindi adesso mi focalizzo su questo, poi magari prossimamente farò... Possiamo magari... dire che da grande farai il nuotatore, va bene? Sì, va bene. E poi il messaggio che non che voglio mandare, cioè magari è scontato dire in seguito i sogni, sai, le solite frasi che si dicono. Io penso che bisogna fare, non solo nel nuoto, ma anche magari in generale nella vita, fare quello che piace, perché se non fai quello che ti piace, non è che non è vivere, però non è appunto non è divertente quello che fai, e quindi lo fai controvoglia e lo fai male. Quindi
penso che se qualcuno deve fare un lavoro, uno sport o qualsiasi cosa, deve prima di tutto piacergli. Quindi poi, è il modo per realizzarsi. Sì, poi tutto quello che viene, se una cosa ti piace, la fai con voglia e sicuramente poi i risultati o i tuoi obiettivi o tutto quello che vuoi raggiungere, poi appunto lo raggiungerai. Ovviamente serve dedizione e tutto quello che serve, se no non si va da nessuna parte. Beh, grazie, insomma, molto bello, Thomas. Federico? Allora, io da grande voglio essere il numero uno. Il comprare su Twitter. Voglio... Sì, diciamo, ma in cosa, però? Come? In cosa vuoi essere il numero uno? Diciamo che sto lavorando e sto... per diventare il numero uno in qualcosa che non spoilerò. Un messaggio... Sappi che per principio faremo il tifo per te, qualsiasi cosa sia. Grazie, apprezzo. Assolutamente. Come messaggio, una frase che mi dice sempre anche il mio coach Simone, sì, un pesciolino rosso, ovvero che ha una memoria di 10 secondi ed è sempre felice. Beh, per nuotare potrebbe servire, eh? Sì, sì, di sicuro. Per nuotare, infatti, un consiglio da vita, sì, da nuotatore, ecco. No, in realtà serve anche per il resto, però. Sì, in questo caso. Per esempio, quando Alberto mi racconta delle cose, io le dimentico dopo 10 secondi e quindi riesco ad andare avanti. Mi piace la vostra armonia, mi piace. Altro va bene, che Marco, io direi che ci siamo. Detto che mi piace la vostra armonia. No, cosa ha detto Simone? Cosa, no, ma voi vi conoscete? Vi frequentate? No, non lo so. Chi è? Chi è? Palombi chi? Palombi chi? Hai capito? Dovete sapere che Alberto conosce tutti i nuotatori d'Europa, da esordiente B a Solute. Ogni volta mi dice dei nomi e io rispondo sempre chi, perché... Io ne conoscerò 3-4. Thomas, Ceccon. E so già due. Federico. E so tre. Buddhisto, so 4. E altri due così, random. Lui invece conosce tutti. Sono contento che abbiate partecipato a questa trasmissione. Vi voglio così. Così mi piacete. Non ci cacciano prima. E vi cacciano da dove? Che problema c'è? Tranquillo. Signori, siamo veramente in chiusura. Io ringrazio il mio co-conduttore e compagno di avventura Marco Menchinelli, che insomma... Arrivederci a tutti. Grazie. Ringrazio tantissimo i grandi tecnici, insomma, giovani, ma che incominciano ad avere qualche età di esperienza e tanti bei risultati. Ringrazio Simone Palombi, Alberto Burlina. Ringrazio due grandi campioni. Ragazzi, non cambiate, anzi, insomma, continuate su questa strada che siete solo un bel esempio e anche una bella immagine per, così, per il nuoto italiano e per tutti noi. Alcune informazioni, ringrazio la redazione e invitiamo a utilizzare nuoto.work, è un portale dedicato alla ricerca e all'offerta di lavoro nel mondo acquatico, lo troverete nell'homepage di nuoto.com per il collegamento. L'ultimo saluto lo faccio appunto ai due grandi campioni. Grazie Thomas Cecondi di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Federico per essere stato con noi. Vi mandiamo a cena, che insomma sicuramente ve la siete meritata. Alla prossima trasmissione di nuoto.com at The Pool Bar.